Gioco e personalità. Davanti ad una splendida cornice di pubblico, 11.000 spettatori, il Pescara cancella la deludente prestazione offerta in Team Cup a Bergamo, mette alle corde il celebrato Siena, ma nella domenica del ritorno in B non va oltre il pareggio. Risultato, va detto subito, bugiardo al termine di una condotta di gara sul piano meramente strategico inappuntabile. Di Francesco, allora, una grande prestazione prima, il debutto in Serie B, che tuttavia non è stata confortata dal risultato. Avreste meritato senza dubbio di vincere. Sì, anche se il calcio è anche questo, specialmente quando si gioca con squadre di livello, secondo me, sulla carta superiore, ma anche, diciamo, come valori individuali. Devo dire che oggi si è vista una squadra, il Pescara, aggressiva, volitiva, con lo spirito giusto, ma nello stesso tempo a livello tattico perfetti, tutto ciò che gli ho chiesto nell'apertura anche dei terzini, concedendo poco ai loro cambi gioco e ai loro quattro attaccanti, hanno fatto una partita eccezionale. Emanuele, allora, un Siena, possiamo dirlo senza tema di essere smentiti, al di sotto delle sue possibilità. Sì, completamente al di sotto, come ho detto prima. Sai, la prima partita è sempre un'incognita, è un risultato che un punto a noi ci sta benissimo, perché per quello che si è visto in campo, parlando sinceramente, il Pescara ha fatto qualcosa più di noi. Sicuramente è merito del Pescara, che ha fatto una partita molto importante da un punto di vista tattico, da un punto di vista fisico. Come ho detto prima, ci hanno dato il benvenuto, ecco, la Serie B è questa, la Serie B bisogna correre, bisogna pedalare. Sono sorpreso, insomma, dall'atteggiamento del Pescara, non se l'aspettava probabilmente. No, assolutamente, io ho inserito anche il Pescara tra le outside, quindi ce l'aspettavamo. È inevitabile che mi aspettavo qualcosina di più da parte nostra, perché abbiamo commesso degli errori che, ripeto, non sono da noi. Ci dici tatticamente come sei riuscito ad imbrigliare Conte? Beh, giocando sulla loro fase, sapendo che sono bravi a invitarti a venire alti e cercando sempre questi cambi di gioco. Noi abbiamo tenuto i terzini un pochino più aperti, con uno dei due centrocampisti che si abbassava a dare manforte ai due centrali di difesa. Devo dire che è stata preparata in maniera ottimale, ma non è tanto la preparazione, ma poi è l'espressione. Lo spirito anche. I ragazzi hanno riportato in campo proprio a livello anche di attenzione. Tre le novità rispetto all'11 che ha primeggiato negli spareggi dello scorso mese di giugno, la coppia di mediani Cascione, Nicco, Maniero, terminale in tandem con Sansovini, Inglese e Verratti partono dalla panchina, ma in corso d'opera saranno assai preziosi. Nel Siena l'aggressività degli esterni Troianiello e Reginaldo è solo teorica, perché a fare la partita è da subito il Pescara, palla a terra, manovra agile, mai banale, brivido in avvio per l'estremo senese Coppola, salvato dal palo che si oppone al colpo di testa di Mengoni. Quindi Vitiello respinge il tiro ravvicinato di Dettori, Sansovini con il piede a lui meno congeniale spedisce di poco alto, mentre due minuti più tardi il centravanti romano è particolarmente sfortunato, sinistro di prima intenzione, la palla colpisce il palo, la testa di Coppola prima di terminare la sua corsa a fondo campo. Petterini, toccato duro, abbandona il proscenio al 38esimo, al suo posto Mazzotta, quattro giri di lancette, 42esimo, Toscani in vantaggio, parabola di Carobbio su calcio franco, a vuoto Mengoni, Mastro Nunzio non perdona, Siena 1 Pescara 0, reazione tuttavia rabbiosa e palla gol fallita da Maniero, servito in pieno recupero da Francesco Dettori, che in avvio di ripresa prende la mira ed impegna con questo insidioso tracciante Coppola. Si blocca Maniero, per fortuna solo un crampo, entra Roberto Inglese. Al 27esimo la volta di Verratti che surroga Dettori, il fantasista di Manopello parte largo ma in fase di possesso si accentra per dialogare nello stretto con i compagni. 35esimo il Siena respinge, Verratti illumina, tocco morbido ad ispirare Sansovini che incenerisce Coppola, 1-1, ma non è finita, Verratti illumina ancora al minuto 43, splendido invito per Gessa, volé a colpo sicuro Rossi, provvidenziale, quasi prodigioso il salvataggio dell'esterno basso toscano. Quindi Sansovini nessuno raccoglie, all'ultimo respiro Inglese di testa non inquadra lo specchio, alla fine il rammarico per la mancata vittoria passa quasi in secondo piano, applausi dunque a scena aperta, convinti, fragorosi, ma soprattutto strameritati.